quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». La conclusione del Vangelo secondo Matteo, che la liturgia di oggi ci propone, è importante per aiutarci a scendere dalla contemplazione del mistero di Dio alle conseguenze che la fede nella Trinità ha per la nostra vita quotidiana e per l'intera comunità cristiana. Il cuore del Vangelo di oggi sta nella formula battesimale con la quale il risorto introduce la missione dei discepoli. La fede in un unico Dio è ben descritta nell'uso del singolare, battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il nome al singolare rinvia a un'unica realtà divina, una sola natura, come più tardi spiegherà la teologia trinitaria. Mi sembra importante sottolineare come la missione della Chiesa, in seguito alla risurrezione di Gesù, sia legata al battesimo fatto nel nome delle tre persone divine. Credere in Dio in tre persone significa per noi costruire la Chiesa sul modello della stessa vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'aver dimenticato la prospettiva trinitaria ha portato spesso la Chiesa a non ricordarsi che essa è appunto e anzitutto animata dalla comunione. Il Dio in tre persone è un Dio proiettato verso il mondo, non chiuso in se stesso, nella sua divinità inaccessibile che l'essere umano ha solo da adorare ed invocare. La fede trinitaria fa nascere come conseguenza la certezza che gli esseri umani sono chiamati a vivere in comunione fra loro, e un segno particolarmente eloquente di questa comunione è quella comunità trinitaria che noi chiamiamo Chiesa.